Alla fine oggi era importante partire col piede giusto. Deve essere di specchio questa partita perché ne saranno tante qui nel nostro campo. Perché le squadre si difendono, non è mai semplice sbloccarla. Se devo fare un richiamo alla squadra oggi, tutte le occasioni da gol, dobbiamo fare più gol. Però sono contento. E sono contento perché poi partire bene è sempre importante anche per la testa. Venivamo da due grandi partite in Coppa Italia e ci siamo riconfermati, anche se oggi non eravamo brillantissimi sotto l'aspetto atletico perché abbiamo lavorato, perché abbiamo bisogno di benzina, perché la Coppa Italia un po' ci ha scombussolati i piani, però sono contento della partita, sono contento per i ragazzi e dobbiamo subito archiviarla e pensare subito alla prossima. Abbiamo cercato di fare una rosa che tutti quanti si devono sentire importanti, perché le partite poi si cambiano anche durante l'andamento di una gara e delle volte si fanno delle scelte anche dovute in maniera si pensa a come può andare una partita e avendo scelta per un allenatore è tutto più facile, quindi oggi sono contento di chi è entrato, è esordito un 2005 che per noi è importantissimo perché è del settore giovanile. E sono contento per Lorenzo e ripeto, ci dobbiamo migliorare sicuramente, però partire così va bene. Abbiamo preso un gol dove ci siamo un pochettino adagiati, no? Prendi quei gol che purtroppo poi sbagliamo, prende la deviazione, la palla entra in porta, però dopo la palla al centro, la squadra ha subito rimesso in chiaro le cose, questa è una cosa importante, ha fatto in finale in crescendo. Sono contento, dai. È logico che ci dobbiamo preparare a questi tipi di partite in casa perché poi le squadre avversarie che vengono qua giocano per questo, no? Di ripartenza, giocano sugli errori tuoi, quindi una squadra che deve vincere non è mai facile. Il calcio è fatto di episodi, positivi e negativi, per carità. Nessuno toglie i meriti all'Aquila Calcio, squadra superiore in ogni settore, e alla fine, anche se avessimo fatto gol lì, secondo me rischiavamo pure alla fine di capitolare, perché purtroppo la differenza non tanto dei giocatori, ma per quanto riguarda la questione fisica, che abbiamo sì o no nemmeno un mese di preparazione, alla fine si è vista un pochettino, soprattutto condizionata anche dai fuori quota. Mi rode perché abbiamo preso i gol su nostri errori, su errori proprio banali. E ha avuto anche altre occasioni nell'Aquila, le potevano fare benissimo, ci sta, però mi rode il fatto che siamo stati poco attenti, sia soprattutto sul primo gol. Sul 2-1 stavamo riapendo la partita e prendere un gol del genere con una palla da 40 metri scavalcata lì ti fa rodere un po'. Oggi il Nereto è quello che avete visto il secondo tempo, che purtroppo non abbiamo questi 90 minuti, abbiamo delle persone bravi come quelle che sono entrate dentro, però mancano ancora alcuni fuori quota che ci condizionano un pochettino. Però stiamo sulla strada giusta.